bravo il nostro viaggio attraverso il distretto Rotary 2050, tante testimonianze, tante belle emozioni stiamo vivendo. Le emozioni sono un aspetto importantissimo nella vita del Rotary, senza emozioni il Rotary è poca cosa. Allora adesso abbiamo in linea con noi collegato Giampaolo Civatti, ben arrivato Giampaolo. Buongiorno, buongiorno Maurizio. Buongiorno Giampaolo. Allora Giampaolo, iniziamo chiedendoti, tu sei il presidente di quale club? Del Rotary Club Vigevano Mortara. Innanzitutto il tuo club, il Vigevano Mortara, come ha vissuto i primi momenti di questo storico momento di emergenza? Beh, devo dire che siamo stati tempestivi nel reagire trovandoci di fronte a questa pandemia che è naturalmente inaspettata e capitata come una tragedia su tutto il territorio italiano a livello internazionale. Noi cosa abbiamo fatto? Allora, innanzitutto abbiamo congelato e sospeso i progetti che avevamo in corso per il proseguo dell'anno e abbiamo pensato di dedicarci esclusivamente a questa emergenza che ci siamo trovati. E innanzitutto abbiamo messo da parte quanto noi avevamo in cassa e che sarebbe stato destinato ad altri progetti, e poi abbiamo deliberato una raccolta fondi attraverso i nostri soci. Questo ci ha permesso in effetti di avere poi una somma consistente da poter dedicare a più servizi. Innanzitutto l'emergenza sanitaria, logicamente, è stata la prima cosa alla quale abbiamo pensato di dedicarci. Cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo destinato una parte importante con un contributo per l'acquisto di un'unità di terapia intensiva per l'ospedale di Vigevano abbiamo fatto insieme alla fondazione, Piacenza Vigevano, la fondazione del nostro socio Cazzani, e il nostro contributo si è potuto acquistare questa unità di terapia intensiva. Tra parentesi, altre due unità di terapia intensiva sono state donate personalmente ai nostri due soci attraverso le loro aziende. Dopodiché abbiamo acquistato dei dispositivi di protezione individuale, circa quasi 2.000 tubi in monouso, e questa è una situazione un po' particolare di cui poi parlerò un pochettino più approfonditamente. Abbiamo acquistato delle visiere, alcuni camici, sempre per l'ospedale di Vigevano. Abbiamo anche partecipato a una raccolta di gruppo effettuata tramite la fondazione del Rotary Prometeo Online, Onlus, e abbiamo potuto, sono stati poi consegnati 26.000 salviettine disinfettanti al prefetto di Pavia, che ha potuto distribuirle attraverso le strutture sanitarie che ne avevano bisogno. Abbiamo poi fatto dei contributi importanti per le croci, alla Croce Rossa di Vigevano, alla Croce Rossa di Mortara, alla Croce Azzurra di Vigevano, alla Croce Verde di Vigevano. Una volta, diciamo, passata l'emergenza e il bisogno che avevano le strutture di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, ci siamo occupati a quel punto del disagio, il disagio sociale. Purtroppo il lockdown e la pandemia ha portato tante famiglie sulla soglia della povertà, e anche lì ci siamo adoperati in maniera profonda. Attraverso il coordinamento del volontariato di Vigevano abbiamo cercato di capire quali erano le esigenze, e quindi ci siamo preoccupati di fornire innanzitutto beni alimentari attraverso i frati cappuccini, attraverso il coordinamento del volontariato, quindi regalando settimanalmente dei beni alimentari deperibili, quindi verdure, frutta, e questi vengono consegnati due volte alla settimana, e dei beni invece a lunga conservazione, pasta. Poi ci siamo posti il problema di quello che potevano avere come esigenza queste famiglie che non avevano la disponibilità, e attraverso Caritas, sempre attraverso il coordinamento del volontariato, abbiamo fornito dei buoni spesa. Perché? Perché naturalmente
queste famiglie non hanno bisogno solo di cibo, ma ci sono famiglie che hanno bambini piccoli, quindi pannolini e altre necessità. Quindi abbiamo pensato che con i buoni spesa avrebbero potuto diciamo sostenersi maggiormente. Abbiamo acquistato dei saturimetri per l'ospedale. Quello di cui volevo parlarvi poi in modo particolare era di queste 2000 tutte a monouso, perché l'ospedale civile di Vigevano aveva questa forte esigenza. Hanno trovato, o si è trovato, un fornitore che aveva disponibile queste tute pronte, in pronta consegna, a stock. Questo devo ringraziare in modo particolare l'assessore alla sanità, dottoressa Antonietta Moreschi, che è qui con noi e poi testimonierà. La ditta che aveva disponibile queste tute monouso certificate a norma non era però accreditata attraverso il ministero, quindi la SST non poteva acquistarle. A questo punto è stato chiesto il nostro intervento, siamo stati ben felici di acquistare noi queste tute per l'ospedale. Le tute sono state poi ritirate dalla SST della provincia di Pavia e consegnate all'ospedale di Vigevano, che ne aveva veramente disperatamente bisogno. Ben arrivata, dottoressa. Buongiorno. Allora, cosa ci racconta? Perché qua è importante prima, perché è stato fatto anche per voi. Lo so. Allora, io prima di tutto dico che sono una socia del Rotary, dove Paolo è presidente. E questo mi onora, perché insieme abbiamo fatto un lavoro veramente eccezionale. Sono in più l'assessore alla sanità e al sociale del comune di Vigevano. Quindi il lavoro di gruppo è stato veramente eccezionale. Io sapevo dall'ospedale le necessità, chiamavo Paolo, chiamavo i soci, e quindi insieme siamo arrivati anche a telefonare, ho telefonato anche in Marocco, non sapevamo più che cosa fare per trovare veramente i mezzi di protezione. Adesso il lavoro, come diceva Paolo, il lavoro sanitario sta praticamente finendo, speriamo. Quindi i casi stanno diminuendo, la gente, anche se non rispetta le regole, però per ora i casi non stanno aumentando più di tanto. Il grosso problema adesso è il sociale. La gente è ferma da tanto tempo, purtroppo non riesce a tirare avanti, ci sono dei grossissimi problemi. E quello che diceva il presidente prima è questo coordinamento che parte dal comune, che io ho creato con il coordinamento del volontariato, che parte dal comune. Noi abbiamo stanziato come comune dei buoni spesa da circa 660.000 euro, che però ovviamente non sono sufficienti. Dobbiamo ringraziare con tutto il cuore il coordinamento, i Rotary, perché ci danno una mano pazzesca, però ci vuole un controllo, no? Perché purtroppo alcune persone che noi conosciamo da tanto tempo girano un po' dappertutto, no? Quindi vanno a prendere dove trovano. Quindi con questo coordinamento riusciamo a dare veramente alla gente quello, alla gente che ha bisogno. Poi nel momento del clou io ero veramente, perché sono un medico, sono un direttore sanitario anche, quindi è stato terribile. Paolo, io e Paolo ci sentivamo quasi tutti i giorni, quindi devo ringraziare Paolo, forse se l'hai scordato, ma devo ringraziare anche la vicepresidente della Piacenza Vigevano, la dottoressa Maestroni, che insieme è riuscita a dare insieme a noi questo ventilatore, creare questo posto di rianimazione che a Vigevano purtroppo non c'era. Nei primi tempi ci sono stati morti da tutte le parti, quindi è stato un lavoro veramente impeccabile da parte di tutti, e devo ringraziare i miei soci perché siamo stati bravissimi. Ah, poi dimenticavo una cosa, l'aiuto che mi hanno dato al De Rodolfi, che è la nostra casa di cura dipendente dal comune, no, tramite una SMV, dove ho l'orgoglio di dire che non ho avuto un caso di Covid. Quindi su 100 pazienti sono tutti negativi, e devo dire grazie a Rotary, devo dire grazie alla Protezione Civile, a me che ho chiuso tutto e me ne sono fregata
altamente di quello che diceva sia la Ragione che il Ministero, e quindi io non ho avuto nessun caso di Covid, grazie a tutti. Volevo solo aggiungere, Antonietta De Rodolfi, istituto al quale noi abbiamo donato 2 letti antidecubito con materassi, esatto, prima esatto. del Covid. Prima del Covid, esatto. Una parte per questo che l'ho citato, perché siccome avete donato, mi sembrava il caso di dirlo, abbiamo donato tutti e siamo riusciti a farli prima del lockdown, quindi siamo riusciti a fare anche una bella manifestazione, cosa che adesso è difficile, forse possiamo farli ancora adesso, speriamo. Allora, una cosa è certa, Maurizio, mettendola un po' come piccola battuta da sorridere, i club hanno anche fatto, e Giampaolo ce l'ha spiegato, una sorta di caccia al tesoro, dovevano trovare qualsiasi cosa ovunque, è veramente stato un qualcosa di unico, perché, e poi ce l'hanno fatta, non so come avete fatto, guardate che trovare in un momento così questo genere di tute, credo che sia stata veramente un'impresa incredibile, vero Giampaolo? Guarda, sicuramente, ma vedi, il motto del Rotary è servire al di sopra del proprio interesse. Tutti noi, e io ringrazio veramente i soci che sono stati meravigliosi, abbiamo messo a disposizione il nostro tempo, non solo i nostri soldi. Quindi questo è importante. Con le competenze che abbiamo nel club e le conoscenze abbiamo potuto dedicarci alla caccia al tesoro di cui tu parli. Sì, sì, era proprio una caccia al tesoro. Era al Bene. Telefono in continuazione, quindi non si trovava nulla, venivano bloccati tutti alla dogana, ai presidi, una cosa pazzesca, pazzesca. Allora, ancora adesso. Alcuni però devo dire che voi non vi siete lasciati perdere l'animo, ce l'avete fatta alla grande. Maurizio, io colgo l'occasione, se tu sei d'accordo, della presenza della dottoressa che rappresenta anche i Rotary, e abbiamo avuto modo di capire, di vedere ancora una volta, questo lo racconto per tutte le persone che ci stanno seguendo e che non sono rotariane ma sono telespettatori, di come all'interno dei Rotary ci siano veramente delle eccellenze a livello di soci nei vari modi, nelle varie realtà. La dottoressa non solo nell'ambito medico ma addirittura è anche assessore al comune di Vigevano. Allora io vorrei cogliere la presenza della dottoressa e di Giampaolo, ma anche di Maurizio, per ricordare una persona che ha fatto solidarietà nel vostro territorio, una persona che non c'è più, una persona rotariana, una persona che addirittura aveva regalato, e noi avevamo come Canale Europa avuto modo di testimoniare quel momento, un'imbarcazione importantissima per i pompieri di Vigevano, con la quale imbarcazione i pompieri potevano andare a soccorrere, a verificare quello che era la situazione, ed era Daniela Del Frate. Eccola qua, io voglio ricordarla per la sua solidarietà, per il suo sorriso e per la sua Vigevano, che come vedete ha alle spalle in questa fotografia. Maurizio, credo che era importante dare questo là, anche perché Daniela era assessore proprio, anche lei, al comune di Vigevano, alla cultura. Grande persona, sì. Te la ricordi, Maurizio? Certamente sì, veramente. Però quello che io vorrei che i telespettatori capissero, che Rotary è veramente un'associazione nella quale confluiscono eccellenze, ma sono eccellenze connesse tra di loro attraverso Rotary e connesse con le comunità nelle quali operano. Questa è la ricchezza del Rotary, questo è ciò che è uscito in questo momento. Allora io ringrazio, dopo queste belle parole di Maurizio Mantovani, ringrazio la dottoressa Moreschi, grazie Antonietta, grazie a Giampaolo Civatti e buon Rotary anche a voi, ok? Grazie. Buon Rotary. Grazie. Un saluto.